Ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi sono in compagnia di una delle batterie elettroniche migliori probabilmente che ci siano sul mercato. Sono in compagnia della Geva G9 Pro C6. Geva G9 Pro C6. Per prima cosa voglio subito ringraziare tantissimo Geva per avermi mandato questa batteria da provare. È una vita che voglio provare questa batteria e quindi è un sogno per me riuscire a provarla, perché veramente sono super curioso di vedere questa batteria, che ha un costo bello importante, e voglio capire se il costo vale veramente la batteria. È sicuramente molto bella, nel senso che è una batteria elettronica che però sembra una batteria acustica. Come vedete è carbon come finitura, infatti C sta per carbon, Pro C carbon, 6 pezzi, esiste anche da 5 pezzi, esiste anche non fatta in questo modo qua come fosse un'acustica ma fatta proprio da elettronica normale, esiste anche in un'altra colorazione che è quella laccata, ma ovviamente vi lascio tutto qui sotto in descrizione perché sennò vi dovrei spiegare mille cose. Voglio subito partire col video perché voglio vedere cosa può fare questa batteria, perché questa batteria a questo prezzo importante, perché acquistarla, quando acquistarla, se fa il caso proprio o non fa il caso proprio. Caso proprio si dice? Se fa il caso nostro o non fa il caso nostro, si dice, mi sa. Ma detto questo, partiamo. Grazie Geva per avermi mandato questa batteria. Grazie Geva, perché era un sogno che avevo da una vita. Cioè, da quando è uscita questa batteria. Vabbè, partiamo e poi vediamo. Impostazione con la nostra Geva G9, Geva G9, ditelo un po' come volete, tanto in inglese, in italiano si può dire come si vuole. E allora, questa raga, come potete vedere, è una batteria pazzesca che adesso vi farò sentire, vi voglio spiegare un po' tutto bene di questa batteria, perché ce n'è da dire, fa un sacco di cose, è super semplice in realtà da utilizzare, ma ha un bel po' di cose che vi devo dire. Voglio partire subito dai piatti, non lo faccio mai quando parto da un'elettronica, ma questi piatti hanno una cosa che mi ha veramente lasciato di stucco, e cioè i piatti sono stati studiati come peso e come tipo di oscillazione in base al peso e l'oscillazione proprio dei Paiste 2002. Infatti, se noi andiamo a suonarli, sono proprio, danno quella sensazione lì, è pazzesca, dei piatti normali. Sono forse i piatti che ho provato che danno più la sensazione di piatto normale, perché oscillano proprio come un piatto normale. Poi, per quanto riguarda il suono, è una figata, ma se io non metto le cuffie non lo sentirò mai, però veramente è una figata. Per quanto riguarda la grandezza, sono 14, 14, 14 e 18 pollici il ride. Mentre per quanto riguarda i fusti, abbiamo ovviamente tutti fusti, diciamo, pur essendo un'elettronica, fusti un pochettino più alti, proprio come se fosse una batteria acustica, con rullanti da 14, tom da 10 e 12, timpani da 12 e 14 pollici. Cassa ovviamente da 18 pollici, tutto pellato, diciamo, con pelli Remo True Rebound, che sono delle pelli apposta, fatte apposta per questa batteria di Geva, fatte apposta per Geva, e sono delle pelli che danno proprio una sensazione di rebound, appunto, una sensazione di rimbalzo molto più realistica rispetto anche alle altre pelli Silent. Tutti questi tamburi hanno doppio trigger, quindi tamburo normale, rimshot, che può essere cross stick come in questo caso, oppure vado sulla centralina, lo modifico,
Rimshot. E Rimshot ce l'hanno anche i Tom. Molto carina questa cosa, non ho mai vista in nessuna batteria. Per quanto riguarda l'hardware, abbiamo tutto hardware DV, DW, ditelo un po' come volete, ma è un hardware veramente stratosferico, nel senso che è un hardware potentissimo. Proprio si vede che, non lo so, io non ho mai visto sinceramente delle aste così potenti e così massicce. Quindi non avete nessun tipo di problema, cioè la batteria non si muove. Potete stare tranquilli, perché con queste aste qua non si può muovere. Tutto quanto incluso, tranne pedale di cassa e reggio rullante. Per il resto avete tutto compreso, ovviamente anche la centralina completamente touch, di cui adesso parliamo. Quindi, centralina, allora, questa forse è una delle cose più fighe che ha sta batteria. Cioè, in realtà vi ho detto che è una figata pazzesca tutta questa parte qua, e adesso vi sto dicendo che è ancora più figa la centralina. Perché la centralina della Geva G9, e anche ovviamente delle altre che vi ho detto a inizio video, è una centralina touch, completamente touch, in cui noi nella schermata principale possiamo andare a sentire i suoni e possiamo andare a decidere anche il volume. Quindi questo sarà il volume del master, il volume nelle nostre cuffie, il volume di quello che ci entra in cuffia, poi vi faccio vedere tramite l'Oxin, quindi ad esempio tramite un telefono, un computer, qualcosa. E qui abbiamo il tempo metronomico che possiamo far partire cliccando sul metronomo che c'è qui. Per quanto riguarda la parte dietro di questa centralina, abbiamo ovviamente la parte di power, l'entrata USB, MIDI out, MIDI in, poi monitor out RL, poi abbiamo tutti i direct out che possiamo andare a decidere praticamente in modo separato che cosa far uscire fuori dalla centralina. Ad esempio possiamo far uscire cassa rullante, LR di tom, LR di timpano, eccetera eccetera eccetera. Ne abbiamo 8, abbiamo il master out e poi sotto tutta la parte dedicata alla centralina che si attacca ai vari pezzi della batteria, quindi ovviamente un cavo per ogni pezzo della batteria e poi ovviamente la centralina va a dare il suono ai nostri tamburi. Ma entriamo adesso un attimo nella centralina e voglio dividerla in due questa parte. Una parte è dedicata ai suoni, infatti nel momento in cui noi andiamo sulla centralina e apriamo la schermata principale, noi abbiamo già un sacco di possibilità di set di suoni. Ad esempio, io ho come primo American Vintage. Vi faccio vedere un trucchetto subito, e cioè che ad esempio in questo caso io ho i tom un pochettino troppo alti, quindi vado su mixer, sempre tutto touch, qui ho già raggruppato i miei tom e posso tirarli tutti giù. Sentite? Tutti insieme, quindi. Questo lo posso fare per qualsiasi tipologia di pezzo della batteria. Poi se vado di nuovo su drum kit posso andare a scegliere un altro banco di suoni, ad esempio Collectors. Non vi viene in mente niente se pensate a Collectors? Vi verrà in mente probabilmente la DV o DW, la Collectors, cioè il top di gamma DV. Perché questo? Perché su questa batteria qua ci sono tutti i suoni di praticamente ogni batteria DV, Gretsch, piatti Paist, e sono tutti campionamenti proprio presi dai veri strumenti. Quindi, ad esempio, qua io vado a suonare una vera DV Collectors. Tiriamo un filo giù i tom anche qua e anche un filo ride. Mamma mia, raga, che suoni! Che suoni pazzeschi! E poi, ovviamente, ho tantissime altre tipologie di suoni. Posso passare veramente dal kit jazz. Ce n'è uno fighissimo che si chiama, adesso lo cerco. Eccolo qua, Bebop.
Fighissimo, cioè non pensavo che si potesse suonare jazz con una batteria elettronica. Con questa batteria elettronica mi sono completamente ricreduto. Portarvi adesso all'interno veramente della centralina, quindi cliccando sull'ingranaggio qua noi andiamo sulla parte performance. Qui possiamo ovviamente andare a scegliere il nostro kit. In questa parte invece abbiamo una specie di feedback, nel senso che ci dice se è troppo alto, se va bene come volume, eccetera. Qua abbiamo la possibilità di inserire un cavetto attaccato al nostro computer, al nostro iPhone, quello che abbiamo, oppure addirittura di collegarlo Bluetooth e andare a sentire la canzone e, se vogliamo, anche cliccando qui su Quick Record, andare a registrare la nostra batteria sulla canzone direttamente sulla sua memoria. Qua sotto abbiamo le impostazioni per il metronomo e di qua incominciamo veramente ad andare un pochettino più su come livello, diciamo, di difficoltà della batteria. Come avete potuto sentire, questa batteria suona di brutto anche se non gli facciamo niente come ho fatto fino adesso. Qua però abbiamo la possibilità di andare a gestire tutto quello che vogliamo, ovviamente suonando su un pezzo. Qui va a modificarci tutto quanto, ci dice che abbiamo tre suoni possibili, Head, Rim e Crostic. Qui sotto abbiamo la possibilità di cambiare volume, panning, ambiente, cioè la room, come si chiama? Il riverbero, ecco, non mi veniva. E poi abbiamo una marea di possibilità, possiamo cambiare il tuning, possiamo cambiare l'attacco, quanto lo vogliamo attaccoso come suono, la release, cioè quanto discende il suono, e abbiamo una marea di possibilità, quindi veramente di tutto. Poi sotto abbiamo l'equalizzazione per ogni pad, quindi se vogliamo rullante ma lo vogliamo un po' più squillante sui 2000 Hz, che ne so, sto dicendo a caso, possiamo andare a fare l'equalizzazione direttamente dalla centralina. Come vi ho detto, questa è una cosa già un pochettino superiore come livello, ma è veramente molto 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 utile. Andando avanti abbiamo la questione effetti, quindi ad esempio plate, in questo caso plate è una tipologia di riverbero, voglio andare ad aumentarlo, schiaccio su on prima cosa e poi adesso forse un po' troppo. Già prima sembrava una batteria completamente acustica, adesso lo sembra ancora di più. Qui abbiamo appunto più tipologie di riverbero, possiamo anche andargli a mettere cose diverse tipo delay, tipo flange, tipo distorsioni, quello che vogliamo assolutamente. Nella parte trigger setting abbiamo una marea di settaggi in più per quanto riguarda il nostro trigger, quindi possiamo dirgli quale tipologia di strumento, di trigger o di fusto, piatto stiamo andando a suonare, come lo vogliamo settare, se lo vogliamo settare con una sensibilità più lineare, più sensibilità, meno sensibilità, possiamo andare a fare una marea di cose. Non sto a farvi vedere tutto perché sennò staremo qua 6 giorni. Nei setting generali abbiamo un master equalizer, quindi un equalizzatore sul master. Possiamo gestire tutta la questione MIDI, perché ovviamente ha l'uscita MIDI, quindi possiamo anche andare ad utilizzarlo come MIDI. Gestiamo il Wi-Fi, il Bluetooth, possiamo andare a fare un bel po' di cose e soprattutto abbiamo il routing della batteria. Il routing della batteria, se vi ricordate nella parte prima, vi ho detto, possiamo andare a far uscire dei canali separati, ad esempio, che ne so, io sull'uscita 1 voglio mettere la cassa, sull'uscita 2 rullante, sull'uscita 3 e 4 voglio mettere tom 1 e tom 2, sull'uscita 5 e così via. Quindi io posso andare a dare al mio fonico, andare a registrare eccetera le uscite separate, in modo tale poi dopo da andare a equalizzare la cassa ad esempio da sola, senza dover andare poi a lavorare su tutta la batteria insieme su due canali, perché diventa un po' difficile. Io adesso vi sto facendo vedere tutto solo uscendo con due canali, in modo tale da farvi vedere il suono reale della batteria. Nei tools qua invece abbiamo un po' di possibilità
possibilità, questo è molto interessante, questo tools che si chiama OnStage, perché noi abbiamo la possibilità di andare a salvare, qui ce ne sono 8, ma in realtà infiniti banchi di suoni, in modo tale da, ad esempio, essere live, dire per la prima canzone uso il banco 1, cioè il set di suoni numero 1, nella quarta canzone mi serve un altro set di suoni, non devo andare a cambiare tutto e fare eccetera, ho già il 2 salvato, quindi clicco 2 e vado direttamente a suonare la mia altra batteria con degli altri suoni. E questo, qui ce ne sono 8 come vi ho detto, ma sono infiniti i banchi di suoni salvabili, quindi possiamo veramente gestirceli come vogliamo. Oltre a questo, un'altra cosa veramente molto interessante per quanto riguarda soprattutto lo studio è la gestione dei PDF. PDF Reader, adesso io qui non ho caricato nulla, ma potete andare a caricarvi qualcosa, guardarlo qui e quindi mettervi a studiare direttamente sulla vostra centralina senza dover avere libri, cose, eccetera, 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 PDF, fogli sparsi che vanno. Questa è veramente una bomba pazzesca. Ovviamente vi ricordo una cosa, giusto per completezza, questa batteria nel momento in cui andate a modificare tutte le cose che volete, quindi suoni, trigger, eccetera, ha bisogno di fare un salvataggio, nel senso salvate e vi tiene tutto quanto quello che avete modificato. Ci sono due scuole di pensiero qua, chi dice una figata, chi dice cacchio preferirei mi salvasse da solo. Io preferisco salvarle le cose, doverle salvare, dovermi ricordare di salvarle, perché tante volte mi metto magari un po' a paccioccare sulla centralina e poi dico cacchio, tutto quello che ho fatto non mi piace, come faccio a tornare indietro se mi salva da solo? Devo riuscire a ricordarmi quello che facevo? No, invece ho fatto una cavolata, lascio stare, non salvo e lui ritorna al suono di prima. Mi piace, salvo e sono tranquillo di aver salvato una cosa che mi piace e non un autosalvataggio che non so che cacchio ho fatto con i suoni. Quindi con questo spero di avervi detto un po' tutto su questa centralina, su questa batteria, perché c'è tanto, c'è tantissimo, però facciamo così. Torniamo là dove eravamo nell'intro e poi almeno ci parliamo, ci salutiamo e vi dico ancora due cosine. Quindi ragazzi, che dire, io non so cosa dire di questa batteria, nel senso che mi ha ucciso, cioè mi ha veramente strappato la testa e il cervello, perché è una bomba, è una delle migliori batterie sicuramente che abbia mai provato, una delle migliori batterie elettroniche che abbia mai provato e una delle migliori batterie acustiche anche che abbia provato, perché i suoni che fa come batteria acustica sono veramente super 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 reali. Quindi io voglio ringraziare ancora Geva per avermi mandato questa batteria, per avermi permesso di provare e portare sul canale questa batteria, sono veramente super contento. Io vi ricordo che trovate tutto quello che vi serve, tutte le info aggiuntive che vi servono qui sotto in descrizione, tutti gli altri modelli di batteria, tutte le info sul sito gevaelectronics.com. veramente raga, sono troppo felice di aver fatto questo video. Adesso scappo, vi saluto, vado a montarlo e lo faccio uscire il prima possibile, perché voglio che anche voi sappiate tutta questa cosa, voglio che sentiate anche voi questa batteria. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi, fate tutte quelle cose che sapete già, io vado a montare il video così lo faccio uscire il prima possibile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!